Vince Merlier con qualche polemica sugli ultimi metri all'arrivo in prato della Valle a Padova, quando c'è un contatto in volata con il gruppo che trascinava il campione di casa Jonathan Milan di Tolmezzo, quarto dopo una bellissima gara però l'altro paladino del pubblico padovano Alberto Dainese di Abano Terme. Al traguardo una festa di pubblico, ma sono stati più di 150.000 i veneti che si sono riversati in strada lungo tutto il percorso, confermando il grande amore che lega la regione alle due ruote e particolarmente alla Corsa Rosa, che fa battere tutti i cuori e che non a caso quest'anno è stata intitolata proprio Amore Infinito. Ciao padovani! Da dove arrivate? Noi arriviamo da Montebelluna. Abbiamo avuto la fortuna di fare l'arrivo. Quindi avete fatto un pezzo del tragitto che fanno i ciclisti? Esatto. Come è andata? È un tragitto facile. Sì, è tutto pianura. Qual è il gadget più gettonato? Borraccia, tutti quanti, la verità, la mascotte Lupo Wolfi, tutti quanti più o meno, tutti gettonati. Ciclosteria, cosa avete preparato per il giro? C'è un piatto speciale? Abbiamo preparato lo spritz rosa appositamente per voi e poi abbiamo preparato tutti i nostri cicchetti, tra cui che spicca il nostro cicchetto con le fragole e il baccalà rosa. Dove arriva? Da Rovigo. Da Rovigo è venuto in bicicletta? Sì. Che ciclista sarei io? Abbiamo preparato un piatto fatto con le cose di recupero che ci danno le varie realtà che ci aiutano con le cucine economiche, e quest'anno siamo qui anche noi a dire grazie al giro di venire nella nostra città e soprattutto per dire che Padova è una città grande e soprattutto solidale e di solidarietà. Sindaco, una bellezza Padova così. Fantastica, sono emozionato e contentissimo. Devo ringraziare tutti quanti. Ho fatto uno sforzo incredibile Padova. Questo è il risultato fantastico, sono veramente contento. E dunque siamo circa 21 km dalla conclusione di questa 18ª tappa del Giro d'Italia. Presidente, è una grande emozione vedere questo giro che ha attraversato tutto il Veneto, stanno ancora correndo, bellissimo. Beh, ogni anno noi chiudiamo questi contratti con RCS, quest'anno abbiamo voluto questo arrivo a Padova e poi una partenza da Farra del Pago, arrivo a Bassano, quindi ancora apoteosi. Ancora è il caso di dire che non c'è giro senza Veneto, non c'è Veneto senza giro. Insomma, era previsto brutto, invece è stata rilassante anche per loro questa tappa. Si ricorderanno i paesaggi del Veneto perché hanno attraversato veramente dei bei posti. Ma io spero si possa celebrare la fine di questa ondata di maltempo con l'arrivo del Giro, serve un bel segnale. Sabato abbiamo un'ulteriore tappa che è la Farra del Pago Bassano, sarà una tappa iconica perché è l'ultima vera tappa su strada prima della finale del Giro che sarà domenica. Cima Grappa è il cuore del Veneto in tutti i sensi. Ma l'abbiamo voluta a 360 gradi, direi che è numero uno. Qual è il suo rapporto con il ciclismo? Ma viscerale, identitario, d'amore, di passione, ma anche la volontà di dire che è una festa di popolo, e questo è quello che fa aprire il cuore a tutti noi. E tutti pronti, passano! Yeah! Come va qua dietro, per chi fate il tifo? Fa un po' caldo, ma Pogacar vincerà sicuro! Vince mio nipote Dainese. Saluti al nipote, vediamo un po', ecco qua, Amore Infinito, con questa maglietta, l'amore per il giro. Stupendo, veramente una città stupenda, meritava questo passaggio. Che ricordi ha del giro? C'eravamo nel 2000, io e mio marito qui, siamo tornati volentieri, ma seguiamo il giro quando possiamo. Jonathan oggi, non ce n'è per nessuno. Jonathan, forza Jonathan! Australia! I love way! Yes, we love it! Fantastico! Ciao!